Ciao a tutti e a tutti! Oggi voglio girarvi un Get Ready With Me perché prima è tantissimo tempo che non mi trucco, poi è tantissimo tempo che non registro perché i video che avete visto in precedenza, sicuramente ve l'avevo detto in quei video, qua erano stati registrati prima, quindi io è tipo 20 giorni che non registro un video, per me è davvero tantissimo. Necessitavo di farvi questo Get Ready With Me perché comunque magari non tutti guardano i vlog dove spiego cosa è successo, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se volete, ve li metto nella scheda info che non so dov'è, però se volete appunto andare a scoprire cosa è successo in questo periodo, perché non lo ripeterò in questo video, ma vi dirò un'altra cosa. Quindi, se volete sapere di cosa sto parlando, continuate a guardare il video. Allora, mi sono già preparata tutti i miei trucchi. Alcune cose, penso la maggior parte, sono nuove, cose nuove che mi sono arrivate, quindi ve le faccio anche vedere all'opera. Tra l'altro sono pallidissima, mi rendo conto, ma insomma capirete. E io direi di iniziare subito e inizio a legarmi i capelli con questo fantastico mollettone perché ho perso il mio cerchio. Quello con le antenne, tipo tema Halloween, con la zucca, non so più dove siano, sono disperata. Tra l'altro oggi c'è un vento che non immaginate, mi stanno volando tutti i panni qua sullo stendino in balcone, ma ormai siamo qui a fare il video. Spero di aver preso tutto, tra l'altro, nel caso mi allungo un attimo. Come sapete io comincio sempre dagli occhi, quindi vi zoomo un pochino così, a parte la mia faccia da cavolo, riuscite a vedere anche cosa vado a fare. Quindi mi tolgo gli occhiali, perdonate, lo so che con gli occhiali sembro un'altra persona. Mamma mia, mi sono già lavata la faccia, ho messo la crema, quella eterea di Neve Cosmetics, ho messo anche il burro cacao, che ormai non ve lo faccio vedere perché è sempre il solito, e quindi inizio. Allora, ho la scatola qua piena delle cose che vi devo far vedere. Iniziamo con il primer, che è questo qui, la Love Stage Essence. Allora, che mi raccontate di bello? Perché ok, questi Get Ready sono fatti perché io parlo, naturalmente, se no il video non avrebbe senso. Però, se vi va, raccontatemi qualcosa, quello che avete fatto in questi giorni, dopo questo fantastico inizio del 2016, che per me, sinceramente, ci ho sperato che potesse andare un po' meglio, ma a quanto pare anche no. Cioè, proprio il Ma è una gioia continuerà anche nel 2017. Speriamo si evolva un pochino, perché insomma, siamo solo a gennaio, anche se non so voi, ma questo gennaio 2017 mi sembra infinito. Non ne trovo una fine, anche se ci sono tipo rumori ambiguissimi. Ma comunque, anche se, insomma, spero finisca presto, inizi questo febbraio, perché non ne posso più. Allora, fatto questo, poi inizio con gli ombretti. E faccio un mix tra Nabla, questi qua della Goldust, e questo ombretto di NYX che ho trovato nel calendario dell'avvento. Ci sono tipo 20 ombretti piccolini così, e questo qua si chiama Milan, non so se lo leggete lì piccolo, ed è un classico marrone. Questo qua ci vado a fare colore di transition. Prendo anche questo pennello di Sedona Lace, l'EB13, lo vado a prendere, non troppo perché sono super pigmentati di questi qua di NYX. Quindi, allora, vi spiego molto brevemente cosa ho fatto in questo gennaio. Allora, a parte l'operazione, che ripeto, se volete saperne di più, cos'è, cosa non ho fatto, eccetera, c'è il link nella scheda. Ma a parte quello, ho riaperto le mie diatribe con la patente. Sapete, ve lo dico, mi ritrovo sempre a dire questa frase, non so per quale motivo. Comunque, io ho fatto 18 anni ad aprile del 2016, naturalmente, e adesso ne ho quasi 19 e la patente ancora non l'ho presa. Non l'ho presa perché, allora, primo esame di teoria bocciata perché avevo fatto 5 errori e il massimo erano 4, e va bene, ci può stare, nel senso, la prima cosa. La seconda volta che sono andata, poi è andata bene, ne ho fatti soltanto 2 e tutto ok. Poi, per la gioia, non c'è 2 senza 3, o in questo caso non c'è 1 senza 2, perché di questo si sta parlando. L'altro giorno, oggi è sabato, io l'ho fatto mercoledì, quindi sono passati pochi giorni, ho fatto anche l'esame di pratica, che tu dici, mio Dio, sto a uno step dal prendere la patente, manca un nocciolino così. Niente, bocciata, quindi sono stata ribocciata. Per questo io dico, ma è una gioia neanche nel 2017, perché il perché è esilarante. Cioè, ragazzi, io ho mai sentita una roba del
genere. A parte è arrivata là, e ve l'ho spiegato anche in una live su Instagram, perché adesso si possono fare finalmente le live su Instagram, quindi se vi va di seguirmi, seguitemi, perché ne faccio tipo una al giorno. Sono arrivata lì e la ragazza, insomma, dell'autoscuola mi dice che l'esaminatrice è femmina. Nei miei sogni più bui ho immaginato questa cosa, quindi potete immaginare come stavo già soltanto da quello. Intanto prendo un pennellino un po' più piccolo, che è questo qua di neve, che è il Teal Blending, e la palettina questa qui di Nabla, e vado a prendere Paprika, che è questo colore qua. E quindi non è che io mi sono impanicata, però comunque ci sono rimasta un po' male, perché loro dicevano: no, ma figurati, è carinissima questa esaminatrice. E quando dicono così a me mi puzza. E infatti sono entrata in macchina, sono stata la seconda a fare l'esame, eravamo sei, sono entrata in macchina, questa già stava con gli occhiali, stava tipo per piovere, stavo con gli occhiali, vabbè, vale a capire, e mi parlava con una voce altezzosa, ragazze, che, cioè, dico ragazze perché sapete che quando uno ti parla con quel tipo di tono, per me ad esempio è la fine, cioè io non ti calcolo più. E quindi insomma è successo che sono entrata, mi ha fatto le domandine, i documenti da portare in macchina, le cose da avere, il giubbottino, quello retroriflettente, no, il triangolo di pericolo, e va bene, ho risposto bene, quindi ero abbastanza tranquilla. E poi comunque a fianco a me c'era l'istruttore che mi fa le guide di solito, quindi neanche a dire che ero totalmente da sola. Sono partita e mi si spegne la macchina, perché comunque a parte il fatto che ero ancora fresca dall'operazione, per sistemarmi il sedile mi sono dovuta piegare, mi sono fatta male, quindi mi ero impanicata un po' per quello, e in più mi vibrava, cioè per l'ansia mi tremava la gamba, quindi non riuscivo bene a gestirmi. E va bene, l'ho riaccesa, partiamo, tutto perfetto. Poi io comunque guido abbastanza bene, regolare, seguo le regole e tutto quanto. Al che arriviamo allo spiazzale dove devo fare il parcheggio. Ho fatto il parcheggio, cioè prima di fare il parcheggio non mi si metteva la retromarcia, e io faccio le guide e anche l'esame con la Fiat Panda, che per metterla in retromarcia devi alzare il pomello e poi mettere la marcia. Sempre fatto, nessun problema. Il giorno dell'esame naturalmente doveva non mettersi la marcia, e questo non è successo una volta, ma è successo tipo 10 volte. Non mi si metteva la retromarcia all'inizio, poi naturalmente dopo un po' mi si è messa, però è come se si fosse incastrata la marcia. Poi la macchina della tua scuola non è proprio tutto questo nuovo, mezzo rottamino, quindi immaginate anche quello, e insomma un casino. Sono tornata lì al posteggio all'inizio, poi è durato pochissimo, mi sono sembrati 2 minuti e invece sono stata tipo 20 minuti. Mi fermo e questa mi fa: vai un po' a retromarcia, dopo che mi ero fermata. Nel mentre prendo questo pennellino e applico questo colore qua, che è Ludwig. Quindi mi ha detto di andare a retromarcia e neanche quella volta mi si è messa, quindi lei mi fa: vabbè, basta. Io già avevo capito in realtà, però mi sono detta: vabbè, magari mi sbaglio. E mi fa: sappi che non è andato bene, perché ti sei fermata la macchina, non hai saputo mettere la retromarcia. Non hai saputo mettere la retromarcia. Mi sono infuriata come una bestia, lasciamo perdere. Naturalmente non entrare in macchina con lei, perché, cioè, anche no, insomma, nel caso avesse cambiato idea, magari non me la dava, perché gli avevo fatto la sfuriata, quindi l'ho fatta dopo. Ma a parte questo, appunto, mi dice così, mi ridà il documento con dentro il foglio rosa. Quindi da lì, insomma, avevo capito che se ti ridà il foglio rosa e non ti dà la patente, anche perché alle persone prima di me aveva, prima di scendere dalla macchina alla fine, gli aveva fatto firmare un foglio e gli aveva dato la patente. Sono scesa, ci stava quella dell'autoscuola, sono scoppiata a piangere, ma più che altro per la frustrazione di aver fatto 2 mesi e mezzo guida e non essere riuscita a farne 2, cioè 2 minuti, capite? L'unica cosa che non sono riuscita è mettere la retromarcia in qualche occasione, ok, va bene, ma io non pensavo bocciassero per una cosa del genere. Tant'è che io ho detto a quella dell'autoscuola: ma non posso salire su un'altra macchina e fargli vedere che la so mettere sta retromarcia? Lei mi fa: no, ormai ha scritto, ormai ha scritto, ormai ha scritto. E quindi insomma alla fine sono stata bocciata la prima volta a patente, perché non ho saputo mettere la retromarcia. A tutte le persone che gliel'ho raccontato, raga, si sono messe a ridere, perché dici: ti pare? La ragazza che ha fatto dopo di me non si è fermata al semaforo e
gli è stata data la patente, cioè stiamo scherzando, e quindi mi sono super incavolata, come mai proprio, a parte perché è una cosa a cui tengo e va bene, però proprio per un fatto di principio, cioè quindi o gli stavo sul cavolo io a questa, oppure non si è capito. Quindi fatto sta che sono stata bocciata, adesso devo aspettare un altro mese e un giorno per rifarlo, sperando che sia la volta buona come l'altra volta. Però sapete quando fate una cosa ma sapete nel profondo del vostro cuore che non andrà bene? Non ero partita con questo pensiero, ma avevo questa sensazione che è diverso. E infatti è stato così, proprio come la prima volta che ho fatto l'esame, quello di teoria, il quiz con le domande, non sono passata, avevo avuto la stessa sensazione. E quindi fatto sta che la prossima volta, a parte che non lo dirò a nessuno, così mi paro prima, insomma, scongiuri e tutte cose. E poi magari ci vado un po' più calma perché già so com'è la situazione, no? Poi vi farò sapere se la prenderò. Comunque, nel mentre ho finito di sfumare il trucco, come vedete, ultimamente sto facendo questi trucchi sul borgogna. Mi piacciono tantissimo. E vado a usare questo sempre di Nabla, che è Luna. Ne prendo poco poco perché è super brilluccicoso, ma non di glitter, proprio di luce. E lo metto un po' sotto l'arcata, non so se da lì si nota, sicuramente sì, fa un sacco di luce. E quindi questo per raccontarvi il fatto, perché ve l'ho raccontato il giorno stesso che mi è successo in una live su Instagram, ero tipo distrutta. Poi moltissime che sono arrivate dopo nella live me l'hanno chiesto, ma non ho risposto, non per qualcosa, ma perché raccontarlo tutto da capo sarebbe stato impossibile, quindi ve l'ho raccontato qui. Adesso, dopo aver fatto questo, metto l'eyeliner e metto un nuovo eyeliner di Neve Cosmetics che si chiama Ink Me, la collezione. Sono tantissime colorazioni fantastiche, ne ho già provate tre. Ho provato quella verde militare, i nomi non me li ricordo, quella blu, quella bordeaux e quella nera, quindi ne ho provate già 4 e sono 10. E questa qui è quella nera, si chiama Bastet, ma ha uno scovolino troppo figo secondo me, è fatto così, quindi l'ho applicata in questo modo e io mi ci trovo da Dio. Quindi vi faccio vedere un occhio come metto l'eyeliner, perché è velocissimo. Poi io amo questi eyeliner fatti con lo scovolino che puoi tenere in mano. Naturalmente i miei preferiti sono quelli a penna, ma anche questo non mi dispiace, secondo me è molto carino. Anche la formulazione dura un casino, quindi dopo aver fatto la linea vado a fare la linguetta. Tra l'altro scrivetemi voi come vi trovate meglio, se nel fare prima la linguetta, poi tutto il corpo dell'eyeliner, oppure il contrario. Io ad esempio faccio prima il corpo e poi la lineetta. Quindi faccio anche l'altro e ci vediamo dopo. Ok, ho fatto anche l'altra riga, leggermente allungata un pochino perché questa mi era venuta più lunga. E poi volevo anche dirvi, altra novità, che nel mentre applico il fondotinta, sennò qua non andiamo avanti, questo di Kiko, l'Ultimate It Foundation, colore 15. Dicevo, volevo dirvi che ho iniziato una nuova serie TV che ho trovato su Netflix e si chiama The 100, i 100, ma è fighissima. E anche questo semi-accennato sulla live, che una ragazza mi aveva scritto guarda questa serie, i 100, e io ho risposto no, guarda, già l'ho iniziata, fighissima. Non so se anche voi ritrovate delle piccole note di Hunger Games in questa serie, se la guardate, altrimenti iniziatela, perché all'inizio è un po' cruenta, parte già molto power, però mi piace. E devo ammettere che anche i personaggi mi piacciono un casino, quindi naturalmente niente spoiler se vi andate a vedere. Comunque io inizio applicando il fondotinta con questo pennello e poi passo la Beauty Blender, così uniformo il tutto, che è un po' zozza ma vabbè. E quindi questa serie mi sta catturando tantissimo. Ho visto tutta la prima serie e ogni episodio sono 40 minuti in 2 giorni, quindi immaginate, vabbè che non ho un cavolo da fare, però è tanto. E ho iniziato la seconda stagione e ripeto, mi piace un casino. Comunque ho applicato il fondotinta e adesso prendo la Beauty Blender, un piccolo trucchetto, Beauty Blender e Fix Plus, sto cercando di finire questo piccolo di MAC, e ci spruzzate sopra, ok, finché non è abbastanza bagnaticcio, e ci tamponate sopra al fondotinta. Intanto il mio specchio si è riempito di Fix Plus. Poi prendo i miei soliti correttori Born This Way di Too Faced, il colore Light Medium e Berry Fair. Prima Light Medium lo metto sulle parti più scure dell'occhiaia perché è giallino, come potete notare. Poi uso quell'altro, lo sfumo sempre con la Beauty Blender
Intanto uso la solita cipria translucent di Laura Mercier e la applico soltanto sotto gli occhi. Ho cambiato tipo metodologia, però non applico la cipria con la spugnetta bagnata, ma uso questa qui che, come vedete, è zozzissima di cipria. La uso soltanto per questo scopo, perché ho provato ad usare quella bagnata per stendere la cipria, ma mi fa tipo effetto pappetta. Uso questo trucchetto e vado soltanto qui sotto l'occhio, vabbè, poi un po' qui sopra, e la fisso bene, mentre poi sul resto del viso utilizzo una cipria che adesso vi farò vedere. Questa cipria di Elf, che è la Porcelain, questa qui mi ci sto trovando da Dio, e la applico con questo, il solito pennellone, insomma, sul resto del viso. Tra l'altro, ecco cosa vi volevo dire, stamattina è uscito il video musicale della canzone I Don't Wanna Live Forever di Zayn e Taylor Swift, che è la canzone per il film 50 sfumature di nero, che io aspetto con molta ansia. Sinceramente mi aspettavo un po' di più da questo video, anche perché gli hanno fatto una pubblicità immensa. E poi, cioè, non si capisce niente, soprattutto all'inizio magari un po' si capisce. Poi alla fine, non lo so, diventa una cosa un po' pazza. La canzone è figa, quindi va bene così. Tra l'altro, intanto con un po' di cipria ho tolto la cipria che avevo messo. E adesso passo al viso, che è la parte che intriga di più. Ho ripreso la mia terra che usavo tanto tempo fa, la Hoola di Benefit. La applico prima col pennellino, super tozzo, ma vabbè, e faccio una linea definita, vedete, tipo in questo modo. E poi dopo prendo invece il pennello e vado a sfumarla. Adesso prendo il pennello con cui mi sto trovando da Dio, questo qui della collezione Crystal Flawless di Neve, lo rintingo appena appena e poi sfumo. Questa terra è favolosa, ok? Fatto questo bel contouring molto veloce, prendo invece... Ah, tra l'altro il trucco degli occhi non è ancora finito, perché manca il mascara, la matita, sopracciglia, però io faccio sempre bene al viso, non so perché. Uso sempre di Benefit questo che è il nuovo California, che è il blush, e lo applico sempre con un pennello di neve di questa collezione, quello duo fibre. Il blush è bellissimo, guardatelo. E lo vado ad applicare, non troppo, perché sennò col trucco degli occhi un po' cozza. Poi uso l'illuminante, anche questo l'ho ritrovato finalmente, perché me l'ero perso dietro la cassettiera, era finito dietro il cassetto, e l'ho ritrovato fortunatamente, lo cercavo da una vita. E questo qui è l'illuminante di Mulac Eros, e lo applico con questo pennello finto Real Techniques. Intanto c'è Gwenda dietro che si stiracchia molto bene, e questo qua l'ho preso su AliExpress e lo applico con dei movimenti circolari. Guardate, cioè, no, vabbè, sono morta e paradiso, cioè, è fantastico, adoro. Poi dopo lo sfumo. Questo pennello lo mette benissimo, ma lo lascia un po' troppo pesante anche per me. Prendo quello della terra e vado a sfumarla, perché il punto è quello, quindi sfumiamo tutto insieme. Adoro questi qua di Mulac, spero ne facciano uscire altri. E dopo, tra l'altro, andremo a provare una cosa nuova di Mulac, quindi, anzi, la mettiamo subito, la mettiamo subito. Sarebbe teoricamente l'ultimo step, ma io devo sempre fare cose al contrario. Quindi vado ad applicare questo pastello di neve che si chiama Focus, ed è della collezione Diva qualcosa. Dopo aver applicato la matita tutta intorno, vado a usare uno dei nuovi rossetti di questa collezione di Mulac, ed era a questo che volevo arrivare, perché adoro questa collezione. È una limited edition di due rossetti, si chiama Dreams on Fire, e a parte la confezione che è magnifica, ha questi due colori all'interno. Uno si chiama Dreams on ed è quello che andremo ad utilizzare oggi, questo color cannella bellissimo che ci sta bene tono su tono col trucco, mentre l'altro è un color sangue scuro, leggermente cioccolato, non so, è molto particolare. Questo ancora non l'ho swatchato, e si chiama Fire, quindi ci tenevo tanto a farvi vedere questa collezione. Adesso vado ad applicare il rossetto, che in realtà su questo trucco ci starebbero bene tutte e due, ma non lo so, io preferisco questo qua, è molto cremoso ma rimane una vita, e questo è il colore, secondo me ci sta da Dio. Ma per terminare questo trucco dobbiamo prima finire gli occhi, quindi riprendo il marrone che abbiamo usato all'inizio, questo ombretto, e vado ad applicare il colore nella parte qua sotto.
giusto per dargli un po' di dimensione, soprattutto ai miei occhi che sono piccoli piccoli. L'ho anche sfumato un pochino e poi vado a usare due matite. Allora, prima uso questa di Nabla, che è la Magic Pencil, credo ce ne siano tre, e questa è la Nude, e vado a usarla all'interno. Voi direte: perché hai fatto questo passaggio se adesso devi mettere questa nera? Però ci sta bene, fidatevi. Velvet Line di Nabla sempre, e la vado a mettere invece un po' sporgente, sempre giusto un pochino per definire, perché comunque quando fate questo genere di trucchi è sempre meglio, secondo me, definire un po'. E adesso mascara, e uso i miei soliti due mascara, Better Than Sex e The Real. Questo è di, no, questo è di Benefit, e questo è di Too Faced, mi stavo anche impicciando. Prima uso questo di Benefit. Naturalmente, se potete e volete ricreare questo look, se usate le ciglia finte, secondo me state a cavallo. Poi vado a usare quello di Too Faced, perché provati insieme, secondo me sono fighissimi. Intanto ho la guardia del corpo. Nel mentre che aspetto che si asciuga questo, faccio le sopracciglia. Questo Get Ready durerà una vita intera, ma ci voleva, perché era un po' che non ci truccavamo insieme. O comunque magari questi video anche vi tengono compagnia, se, che ne so, la mattina vi preparate o la sera vi preparate per uscire, no? Cioè, alla fine mezz'ora di video vi sarete preparate. Allora vado a fare, vabbè, le solite sopracciglia. Brow Pot di Nabla colore Venus, dai, abbastanza mi convincono. Vado a passare l'altro mascara. Fatto questo, il look è ufficialmente completato, quindi questo è il look. Adesso mi sciolgo anche i capelli, anche se non sono piastrati e nulla, ma con questo freddo mi si allisciano naturalmente, nonostante io li abbia ricci, cioè, quindi immaginate. Secondo me è un look, a parte super portabile, ma io lo adoro. Ultimamente sto facendo soltanto questo tipo di trucco e vario le labbra, o metto questo, o ne metto uno bordeaux, o ne metto uno nude, anche ci sta molto bene, quindi secondo me poi potete adattarlo al vostro occhio. Insomma, vi zoom un attimo anche sugli occhi, così potete vedere bene. Spero tanto questo Get Ready With Me vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, anche perché, ripeto, era tantissimo che non ne facevo uno. Se vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!